puntare sull'assistenza domiciliare per anziani e mettere a sistema le risorse in arrivo col PNRR. Lo propone la CISL alla ASL 4, chiesta l'apertura di un dialogo per ragionare sulle iniziative da mettere in campo. Dio soffre se siamo distanti e attende il nostro ritorno. All'Angelus Francesco torna sulla parabola della pecorella smarrita. Il Signore soffre per la mancanza dei figli amati, ha ribadito Francesco, che ha chiesto di pregare per il suo viaggio apostolico in Kazakhstan. Don Matteo Prettico, nuovo parroco di Francolano, Verici e Cardini. L'ingresso è accompagnato da molti fedeli, anche rapallesi. L'auspicio del sacerdote, la parrocchia sia luogo di ricchezza nelle diversità. Il coro del Monte Cauriol al santuario di Sant'Antonio di Chiavari per il 47° Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore. Iniziativa a favore del Comitato Assistenza Malati Tiguglio. Lega Pro, una Virtus Entella solida e compatta, vince in trasferta contro l'Alessandria per 3-1. Dopo due giornate, biancocelesti in vetta alla classifica, mercoledì di nuovo in campo contro il Rimini. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglio, oggi ancora i temi della sanità in apertura, a puntare con decisione sull'assistenza domiciliare per gli anziani. È l'invito che la CISL avanza all'azienda sanitaria locale in vista del prossimo autunno. Si chiede l'apertura di un dialogo con la ASL 4 per utilizzare nel miglior modo possibile i fondi in arrivo col PNRR. È affrontato anche il problema della carenza di personale sanitario. Sentiamo. Secondo gli ultimi dati disponibili, nell'area metropolitana di Genova, Tiguglio compreso, il numero degli over 65 supera le 30.000 unità, dato in costante crescita con il progressivo invecchiamento della popolazione non compensato dalle nuove nascite. Un problema per il quadro sociodemografico del paese e nell'immediato una situazione che ha conseguenze dirette sul sistema sanitario locale. Con l'avanzare dell'età è sempre più frequente il ricorso a cure e visite mediche, farmaci e presidi sanitari, e molte volte gli anziani si ritrovano a dover affrontare queste necessità senza la possibilità di avere una rete familiare che li sostenga. Per questo occorre pensare ora a quella rete di assistenza che potrebbe sopperire a questa situazione. Occorre sedersi ad un tavolo e iniziare a ragionare insieme sulle possibili soluzioni da mettere in campo con le risorse in arrivo dal PNRR. Dobbiamo assolutamente farci carico come sindacato insieme alle istituzioni, al governo, che deve intervenire con delle risorse sulla non autosufficienza importanti, perché poi senza risorse, senza interventi mirati non si fa niente. C'è anche un altro problema, quello delle risorse da impiegare proprio nel comparto sanitario. Abbiamo visto adesso ultimamente con il nuovo concorso la mancanza di figure professionali, anche questo è un tema che va discusso, portato avanti, bisogna confrontarsi. Certo, su questo tra l'altro abbiamo anche una particolare attenzione alle case di cura, perché lì c'è, tra l'altro c'è tutta una serie di medici che stanno passando per fortuna da una parte agli ospedali, perché anche lì ci sono delle carenze non indifferenti, però il rischio che ci si creino dei problemi strutturali anche su questo versante qua. Perciò gli infermieri, che bisogna sicuramente ringraziarli, i medici per tutto quello che fanno, è un aspetto, come diceva lei, fondamentale, importantissimo per questa questione qua. Il Papa adesso: Dio soffre se siamo distanti e attende il nostro ritorno. All'Angelus Francesco, riferendosi alle parabole della pecorella smarrita, della moneta perduta e del figliol prodigo, sottolinea che il Signore non calcola le perdite e i rischi, ha un cuore di padre e di madre e soffre per la mancanza dei figli amati. Il servizio di Vatican News. Dio è Padre, ci viene a cercare ogni volta che siamo perduti. È quanto sottolinea Papa Francesco all'Angelus un pastore che cerca la pecorella smarrita, una donna che ritrova la moneta perduta e il padre del figlio prodigo. Un aspetto comune in questi brani evangelici, osserva il pontefice, è l'inquietudine per la mancanza. Tutti e tre hanno un aspetto comune che potremmo definire così. Hanno l'inquietudine della mancanza. Che ti manca la pecorella, che ti manca la moneta, che ti manca il figlio. La inquietudine della mancanza. E tutti e tre in questa parabola sono inquieti perché le manca qualcosa. Chi ama si preoccupa di chi manca, ha nostalgia di chi è assente, cerca chi è smarrito,
attende che si è allontanato, perché vuole che nessuno vada perduto, che nessuno vada perduto. Fratelli e sorelle, così è Dio. Non è tranquillo se ci allontaniamo da Lui. Francesco esorta poi a porci queste domande. Abbiamo l'inquietudine della mancanza? Abbiamo nostalgia per chi è assente, per chi si è allontanato dalla vita cristiana? Portiamo questa inquietudine interiore oppure siamo sereni e indisturbati tra di noi? Non si tratta solo di essere aperti agli altri. Evangelo. Il pastore della parabola non ha detto: ho già 99 pecore, chi me lo fa fare andare a cercare quella perduta, a perdere tempo? Invece è andato. Riflettiamo allora sulle nostre relazioni. Io prego per chi non crede, per chi è lontano, per chi è amareggiato. Noi attiriamo i distanti attraverso lo stile di Dio, questo stile di Dio che è vicinanza, compassione e tenerezza. Dio, ricorda Francesco, cerca sempre i suoi figli. Il Papa esorta infine a lasciarsi inquietare da questi interrogativi e a pregare la Madonna, madre che non si stanca mai di cercarci e di prendersi cura di noi suoi figli. E dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ha ricordato l'imminente 38esimo viaggio apostolico che partirà domani. Il Pontefice ha chiesto di continuare a pregare poi per il popolo ucraino. Sentiamo le sue parole. Cari fratelli e sorelle, dopodomani partirò per un viaggio di 3 giorni in Kazakistan, dove prenderò parte al congresso dei capi delle religioni mondiali e tradizionali. Sarà un'occasione per incontrare tanti rappresentanti religiosi e dialogare da fratelli animati dal comune desiderio di pace, pace di cui il nostro mondo è assettato. Vorrei già da ora rivolgere un cordiale saluto ai partecipanti, così come alle autorità, alle comunità cristiane e all'intera popolazione di quel vastissimo paese. Ringrazio per i preparativi e per il lavoro compiuto in vista della mia visita. A tutti chiedo di accompagnare con la preghiera questo pellegrinaggio di pace. Continuiamo a pregare per il popolo ucraino, perché il Signore gli doni conforto e speranza. In questi giorni il Cardinal Krajewski, prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità, è in Ucraina per visitare varie comunità e testimoniare concretamente la vicinanza del Papa e della Chiesa. Domani dunque il via al 38esimo viaggio apostolico del Papa in Kazakistan, che durerà fino al 15 di settembre. La partenza domani mattina per Nur-Sultan, capitale del paese, alle 13:40. Benvenuto nel Palazzo Presidenziale, la visita di cortesia al Presidente della Repubblica, l'incontro con le autorità, con la società civile e il corpo diplomatico. Il giorno dopo, il 14 settembre, è prevista l'apertura del congresso, che sarà preceduta dalla preghiera in silenzio dei leader religiosi. Il Papa poi celebrerà la Santa Messa nel piazzale dell'Expo a Nur-Sultan. La giornata del 15 settembre si apre con l'incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù e poi l'incontro con i vescovi, sacerdoti, diaconi, i consacrati, i seminaristi, gli operatori pastorali, che precede la lettura della dichiarazione finale e la conclusione del congresso. Telepace seguirà in diretta tutti questi appuntamenti. Si parte dunque domani con l'accoglienza del Pontefice all'aeroporto, che sarà trasmessa su Telepace 2 al canale 85 a partire dalle 13:45. Dalle 14:30 poi la diretta passa su Telepace 1 al canale 12 con la cerimonia al Palazzo Presidenziale e a seguire alle 15:30 al Kazak Concert Hall l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre su Telepace 1. Veniamo in diocesi adesso. In un assolato pomeriggio di settembre ha fatto il suo ingresso nella parrocchia di Francolano il nuovo parroco Don Matteo Prettico, già vicario parrocchiale della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo. Don Matteo assume la guida di 3 comunità, Francolano appunto, Verici e Cardini, tutte nel comune di Casalza Ligure. Thank you.
Il suono delle campane e l'applauso dei fedeli accompagnano l'ingresso del nuovo parroco nella chiesa di Nostra Signora della Speranza. Le comunità di Francolano, insieme a quelle di Cardini e Verici, vengono affidate a Don Matteo Prettico, sacerdote 35enne che giunge a Casarza Ligure dopo gli anni trascorsi a Rapallo come viceparroco. Ad accompagnarlo ci sono anche i fedeli rapallesi che hanno condiviso con lui un tratto di strada. Meritava di essere accompagnato perché, anche se non per me, non direttamente, per cui magari si occupa più dei giovani, è comunque stato un segno che è stato molto positivo per il nostro cammino. Insomma. L'abbiamo visto ragazzotto di 28 anni, cosa aveva? Simpatico, ha fatto catechismo, ho fatto catechismo con lui, è giovane, ci ha dato entusiasmo, per Bacco, come si può non accompagnarlo? Il vescovo De Vasini presenta il nuovo parroco ai fedeli casarzesi come un pastore generoso, disponibile, capace di avviare e custodire relazioni, una caratteristica quest'ultima particolarmente richiesta. La vicinanza anche soprattutto alle persone magari anche sole che non hanno tanta disponibilità e preghiera perché ci vuole. Stare tanto insieme, cioè di fare proprio comunità e di accompagnarci, perché noi abbiamo bisogno di essere accompagnati. Il Vangelo del Padre Misericordioso risuona nella prima messa da parroco di Don Matteo. Non c'è medicina più grande della misericordia. Siamo tutti peccatori, ma siamo stati salvati dall'amore. Siamo stati tutti salvati dalla medicina della misericordia. Quindi un auspicio espresso dal sacerdote che la parrocchia sia luogo di ricchezza nelle diversità. Ogni apostolo era diverso e Gesù ne ha scelti 12, uno diverso dall'altro, proprio perché ognuno dà un contributo. E così ciascuno di noi, siamo tutti esseri umani diversi, ma siamo tutti figli di Dio, siamo tutti membri della stessa Chiesa. E questa è la grande ricchezza della Chiesa, che Dio non ci ha fatto con degli stampini, ma ci ha fatto ognuno originali. È stato invece consegnato al parroco Don Davide Sacco di Santa Maria del Campo, in occasione della festa Comitato Fuochi Santa Maria di Rapallo, l'assegno con il ricavato della vendita del libro Pirotecnicamente, realizzato da Remo Simonetti e distribuito durante i giorni della festa parrocchiale dell'Assunta. La serata, che ha visto grande partecipazione di pubblico, si è svolta nel salone dell'asilo parrocchiale e sono stati consegnati anche numerosi riconoscimenti a coloro che hanno contribuito all'organizzazione. Le premiazioni sono state intervallate dalla visione dei video dei momenti salienti della festa, come la processione, gli spettacoli pirotecnici e le sparate di Mortaretti. Una diffida al comune di San Colombano Certenoli affinché ripristini il servizio di scuolabus dalla zona di Calvari verso le scuole di Cicagna è quella che le famiglie di un bimbo di 7 anni e una bambina di 12, tramite l'avvocato Giuseppe Jacopetti, hanno inviato al sindaco dopo essere venute a conoscenza alcuni giorni fa della sospensione del servizio a pochi giorni dall'inizio della scuola. Ed è tornato ad esibirsi a Chiavari il coro del Monte Cauriol nell'ambito del 47esimo Festival Nazionale della Polifonia del Folklore al Santuario di Sant'Antonio. A Chiavari è andato in scena il concerto Note di Montagna. L'appuntamento, organizzato dalla Scuola Cantorum Monsignor Trofello in collaborazione con il coro antoniano, era a favore del Comitato Assistenza Malati Tiguglia. Notte di montagna nel ricordo di Papà Mauro. Certamente questo 47esimo Festival del Nazionale della Polifonia del Folklore, convegno ligure delle corali, è stato dedicato alla memoria del cavaliere Mauro Tobrini, imprescindibile personalità che ha fondato l'ACO, l'Associazione Gruppi Corali Liguri, e la Scuola Cantorum Monsignor Gibi Trofello di Camogli. Noi, con umiltà, con tanta grande gioia e tanta passione, cerchiamo di portare avanti quello che da 47 anni si fa nella vita di tutti i giorni: cantare e passione, per unire la nostra grande passione alla fede con il nostro canto. Come diceva Sant'Agostino, chi canta prega due volte, e come non cantare in questo bellissimo santuario che questa sera ci ha ospitato grazie alla squisita disponibilità del coro antoniano di Chiavari, diretto dalla maestra Nadia Solari e padre Costanzo Milesi, che ricordiamo sempre, anche se questa sera non era qui con noi.
del comitato del santuario e nella persona del nostro rettore Don Pino, che fra poco ci lascerà, ma speriamo di aver portato nel cuore del Don una bella serata da ricordare per sempre. Musica e solidarietà a favore del Comitato Assistenza Malati del Tigullio. Sì, noi sempre durante il festival scegliamo una serata appunto da dedicare ad un'associazione che possa far del bene sul territorio, e la, su consiglio di Nadia Solari la scelta è caduta appunto su questo comitato che tanto bene fa e opera nel nostro territorio. Non è ancora finito, perché avremo il 4 di novembre avremo a Sestri Levante il Kammerchor di Offenburg, quindi della Germania, e poi il 17 di dicembre termineremo a Sori con il concerto di Natale. Per la cronaca, è stato necessario l'intervento del soccorso dei vigili del fuoco per soccorrere un 77enne scivolato in una zona impervia nei boschi del Monte Daveto, dove si trovava per cercare funghi. L'uomo, finito in un dirupo, ieri è stato raggiunto dai soccorritori che, in collaborazione con i vigili del fuoco di Chiavari e il soccorso alpino, si sono calati con tecniche alpinistiche. Il recupero è stato molto complicato a causa della profondità del luogo della caduta e della fitta vegetazione. Per permettere ai soccorritori di agganciare il ferito con il verricello e trasportarlo a bordo è stato necessario liberare dagli alberi una parte della boscaglia. Nel frattempo l'elicottero aveva teso a Spingarda sopra Pratomollo, è stato a bordo e è stato trasportato all'ospedale San Martino di Genova. Linea adesso alla rassegna stampa, vediamo i titoli dei giornali in edicola quest'oggi, ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti e servizi di sport. Prima pagina del secolo XIX, Kiev, siamo al confine russo. La controffensiva ucraina ha consentito di riconquistare altre 30 località. Mosca risponde con attacchi aerei, maxi blackout nell'est. Intanto Macron telefona a Putin, è il momento di avviare i negoziati via le armi dalla centrale nucleare. Di spalla la crisi economica in Italia, decreta aiuti bis, l'accordo tra partiti ora è più vicino. E poi in alto lo sport, l'Italvolley è nella leggenda, suo il quarto titolo mondiale. Nelle pagine del Levante, Festival della Comunicazione record, oltre 40.000 presenze a Camogli, 10.000 in più rispetto al 2021, si pensa già al decennale del 2023, tema la memoria nel ricordo dell'ideatore Umberto Eco. Lido a Chiavari ha assegnato l'incarico via al progetto di risanamento della piscina, appalto a un gruppo di professionisti guidato da Neo Studio Architetti Associati. Messuti dice per la copertura serve un'analisi della fattibilità economica e tecnica. E tecnico di Chiavari, parliamo di scuola, parte l'avventura del nuovo istituto, qui tutti motivati. Fusione tra In memoria dei morti per la patria e Il Caboto, la preside dice didattica moderna, ora si sceglierà il nome. Turisti liguri a corsa alle case in affitto, richiesta altissima dopo la pandemia, gli appartamenti ammobiliati, la forma più semplice di accoglienza, sono tra i più gettonati e a crescere sono anche i prezzi, sono 26.300 gli immobili registrati come appartamenti ad uso turistico. E infine, sempre per il turismo, Aveto si chiude l'estate d'oro, un autentico boom di turisti, in Valle Stulla ritornati gli stranieri e i diversi responsabili tracciano un bilancio, agosto doc, favoriti dal meteo, molti pernottamenti nei rifugi. Con gli aggiornamenti andiamo in redazione insieme a Cristina Oneta. Grazie Andrea, saluto tutti i telespettatori. Dalla redazione due notizie, una da Santa Margherita Ligure e una da Sestri Levante. Iniziamo con Santa Margherita Ligure, dove si intensificano gli interventi di manutenzione, di pulizia e monitoraggio dei tombini e delle caditoie cittadine, anticipando i lavori di pulizia e bonifica degli alvei dei torrenti in previsione dell'autunno. L'opera riguarda una lunghezza complessiva di circa 7.300 metri di corsi d'acqua ed è stata
stata affidata alla ditta Almar Coop, cooperativa sociale di Genova, assegnataria dell'appalto, per una spesa complessiva di 27.000 euro. Dopo un'estate particolarmente siccitosa in previsioni delle piogge autunnali, l'amministrazione sammargheritese avvia questi interventi al fine di evitare possibili allagamenti. La stessa rilevante invece la notizia dell'arrivo di un finanziamento di 2.850.000 euro di fondi del PNRR per la realizzazione di un nuovo polo dell'infanzia che avrà sede nel quartiere di Pila in via Negrotto Cambiaso. Il nuovo polo costituirà il primo plesso del territorio di Sestri Levante dedicato alla fascia 0-6 anni, in grado di accogliere al suo interno più strutture di educazione e di istruzione, da potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo. Gli uffici comunali predisporranno un bando per l'apparto integrato. Dalla redazione è tutto, la linea allo studio. Grazie, andiamo con la pagina dello sport. Continua la striscia positiva per la Virtus Entella, che nella seconda giornata di campionato di Lega Pro ha conquistato altri 3 punti in trasferta, vincendo 3-1 sul campo dell'Alessandria. Mercoledì la squadra è chiamata al turno infrasettimanale contro il Rimini alle 18 al Comunale di Chiavari, ma vediamo la cronaca della partita di ieri. Una Virtus Entella solida e compatta porta a casa da Alessandria 3 punti pesanti e il primo posto in classifica a punteggio pieno dopo le prime 2 giornate di campionato. Nonostante una buona partenza, con le occasioni all'8° di Zappella e al 12° di Mercai, il gol del vantaggio per i biancocelesti in campo con la casacca rossa da trasferta arriva allo scadere della prima frazione di gioco. Favale al minuto 43 va al cross dalla sinistra, la deviazione sfortunata di Checchi regala il vantaggio ai biancocelesti. Neanche 5 minuti dalla ripresa del secondo tempo e i padroni di casa trovano il pari. Calcio d'angolo tagliato, Galeandro di testa gira in porta e porta il risultato sull'1-1. Non manca la reazione biancoceleste. Al minuto 58 Zamparo recupera e sfonda sulla destra. Una deviazione termina sul piede di Clemenza, che di piatto infila sulla sinistra e riporta avanti la squadra di Volpe. Ritornata in vantaggio, la Virtus Entella prende fiducia. Minuto 79, Tascone lancia in profondità Fagioli, che riesce a controllare bene, passa in mezzo a 2 avversari e lascia partire un destro imparabile per Marietta e segna il 3-1. Finisce così al Mocca Gatta di Alessandria, soddisfatto a fine partita mister Volpe. Sicuramente abbiamo avuto un buon approccio alla partita, creando diverse palle gol. Siamo andati meritatamente in vantaggio. Sicuramente dispiace di aver subito gol su una palla inattiva, che era l'unico modo che l'Alessandria ci poteva mettere in difficoltà. C'è stata un'ottima reazione dopo il gol preso, un'azione da squadra forte, e credo che poi il risultato maturato sia giusto premio di una squadra che non ha mai mollato, che ha creato e che è andata a cercarsi la vittoria. La Serie D, vittoria in trasferta per il Sestri Levante sul campo del Legnano. I corsari a segno con Pane al 21° del primo tempo, riescono a conservare il vantaggio per tutta la partita. Nella seconda giornata di campionato arrivano così i primi 3 punti in classifica per i rossoblù. Nel campionato di eccellenza, buona la prima al Riboli per la Lavagnese, di fronte ad una Voltrese compatta e ben schierata da mister Sciutto. La gara termina 2-0 per i padroni di casa con doppietta di Lombardi a segno al 25° al 41° di gioco. Sconfitte invece le altre 2 tigulline nel girone: il Riva Samba in trasferta a Taggia è stato battuto per 1-0, la Rapallo Ruentes è fermata sul campo del finale per una rete a 0. E la pallanuoto prende il via oggi pomeriggio alle 18 nella piscina di Punta Sant'Anna a Recco, la nuova stagione della Pro Recco. A 100 giorni dalla magica notte di Belgrado, che ha portato la 10ª Champions League, la squadra di mister Sukno si appresta ad una nuova avventura con una rosa ridotta. Sarà necessario aspettare sino al 28 settembre per il ritorno dei reduci dall'Europeo di Spalato appena terminato. Al gruppo saranno aggregati alcuni giovani del settore giovanile, negli ultimi anni rivelatosi tra i migliori d'Italia. Il primo appuntamento ufficiale, la Coppa Italia, in programma nel fine settimana del 7-9 ottobre. Il campionato invece prenderà il via sabato 22 ottobre. E con lo sport si chiude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna questa sera alle 19:15 e continua sul nostro sito, sul canale Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.